seconda puntata di questi incontri, insomma, che nell'ideale vorrebbero essere una, diciamo, uno spiare verso un mondo come quello della cultura giapponese, che ultimamente ha molto, sta subendo, insomma, grande riscontro, perché il pubblico in Italia, poi tutto il mondo per la verità, però molto spesso è una visione che non è propriamente, diciamo, che corrisponde poi a quanto c'è di vero in quel mondo lì. E questa sera c'è un, appunto, affronteremo il tema dell'acqua, che appunto stavo dicendo prima, è un tema che è veramente molto vasto. L'acqua ha nella cultura giapponese un'importanza veramente vitale, no? Si pensi che è un'isola, quindi ovviamente c'è l'acqua del mare intorno, e questo chiaramente comporta tutta una serie di cose, comporta l'affezione dei giapponesi verso la cultura, appunto, culinaria del pesce, ma comporta tante altre cose. Pensiamo per esempio all'acqua, che è un elemento fondamentale della famosa zuppa, del ramen, che è appunto una delle cose più famose della cultura giapponese. Ma ho cercato di individuare per la chiacchierata di questa sera un rapporto tra, appunto, la cultura giapponese e l'acqua, soprattutto come rapporto tra il corpo umano e l'acqua, in quanto, insomma, è un rapporto molto, molto intenso, insomma, ecco, la cultura soprattutto delle terme e la cultura, appunto, del bagno pubblico, fino ad arrivare poi alla cultura della toilette, perché è una cultura, quella della toilette in Giappone, che ha una sua etichetta molto importante. Chi è stato in Giappone forse lo sa, se ne è reso conto. Ecco, il termalismo in Giappone, l'acqua termale è praticamente diffusissima. Diffusissima, chiaramente, insomma, le terme normalmente sono legate al vulcanismo. Il Giappone ovviamente si trova in un punto della Terra molto particolare, uno dei paesi più giovani dal punto di vista geologico, si trova appunto sull'anello del fuoco, e sostanzialmente vi ho portato questa cartina che vi fa vedere un po' i vulcani principali del Giappone, che sono 118, proprio come il numero d'emergenza dell'ambulanza. Ecco, se noi vediamo, è sostanzialmente dal nord, dal Hokkaido fino al profondo sud del Giappone. Queste sono le isole di Okinawa, si chiama Senoi Kyu, e arriva sostanzialmente fino a qui. E noi vediamo che tutto il Giappone, fino anche alle isole del Giappone, sono sostanzialmente tutte, appunto, costellate da questi vulcani. Chiaramente vulcano rappresenta anche la presenza di numerosissime fonti termali. E infatti, da questa mappa che ci fa vedere le fonti termali più importanti del Giappone, queste sono soltanto quelle più importanti, ovviamente ce ne sono di minori che non sono contemplate in questa mappa, possiamo vedere che dal profondo nord fino al profondo sud, sostanzialmente tutto il territorio del Giappone è costellato da onsen, da terme. Letteralmente sono due caratteri cinesi che significa, appunto, che significa sorgente di acqua calda, e sostanzialmente questo è il simbolo che troverete in Giappone sulle mappe e anche nei posti, appunto, termali, per indicare le terme. Le terme vengono indicate con questo particolare segno, che vorrebbe rappresentare l'ideale, sostanzialmente una vasca con delle esalazioni, appunto, di vapore per l'acqua calda. Ma
la cultura appunto termale in Giappone è una cultura che sostanzialmente si divide tra fuori e dentro. E io vi ho portato un po' di esempi questa sera per farvi vedere appunto un po' di dentro e fuori appunto dei posti termali in Giappone, e vediamo questa qui che è la Ofuka Onsen, la prefettura di Akita, quindi siamo nel nord del Giappone, e queste sono appunto le vasche interne dei bagni tradizionali. Vediamo questa forte presenza di legno, che è un legno particolare, il legno del cipresso hinoki giapponese, che ha una valenza molto importante nella sacralità appunto del Giappone e anche nell'architettura. Quindi il dentro è sostanzialmente il fuori. Questo tipo di terme vengono chiamate rotenburo, letteralmente terme all'aria aperta, e vediamo questo un posto addirittura del profondo sud, del Kyushu di Kumamoto, vediamo c'è questa appunto presenza di queste terme che sono naturali. E un aneddoto diciamo molto interessante è capitato quando una volta sono stato appunto alle terme, a Monte Grotto Terme, e ho incontrato nell'albergo dove ero, albergo termale, ho incontrato una coppia di giapponesi anziani che insomma si facevano il bagno, e abbiamo parlato della differenza tra diciamo fisica anche tra le terme giapponesi e quelle italiane, le terme giapponesi ma anche le terme in Asia in generale. Sostanzialmente le terme in Italia e in Europa sono considerate vasche termali, che sostanzialmente sono nient'altro che delle piscine con acqua termale, che molto spesso è diciamo mischiata con della normale acqua proprio per piscina, quindi col cloro. In verità le terme giapponesi proprio come metodo di bagno sono completamente diverse, e sono completamente diverse perché innanzitutto sono molto più basse, sorgono i posti chiaramente naturali, ma sostanzialmente è diversa la temperatura, perché la temperatura media delle terme in Giappone sono normalmente varie vasche, ma vanno dai 38 gradi fino ai 42, e vi assicuro che 42 gradi sono tantissimi, perché immergersi a 42 gradi per una persona che non ha tutti i giorni la possibilità di andare alle terme, che non ha quella certa, è davvero insomma un tour de force, ci si resiste 30 secondi, non più di 30 secondi. E questa è una grande differenza, perché appunto in Giappone non c'è questa permanenza nell'acqua come invece c'è nelle terme in Europa, dovuto chiaramente al fatto che sono delle acque molto 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 più calde. E inizialmente però le terme sostanzialmente nascono, i primi esempi, le prime testimonianze risalgono addirittura all'epoca Nara, epoca appunto che va dal 710 fino al 784 d.C., ma sostanzialmente è l'epoca proprio dell'inizio della cultura giapponese standardizzata come oggi la conosciamo. E le prime testimonianze sono in verità di terme che non erano proprio diciamo di vasche di acqua, ma erano sostanzialmente dei bagni di vapore, e questi bagni di vapore sorgevano in aree templari, templi appunto buddisti, e influenza del buddismo classico insomma indiano, che sostanzialmente voleva la presenza di queste terme appunto di vapori appunto molto caldi, la presenza di una idea di appunto di salubrità del corpo e anche proprio di sanatorio, in quanto le prime forme di appunto stabilimenti termali, si chiamavano Yuya, letteralmente stanze per il calore, per l'acqua calda, erano appunto in templi, e gli usufruttori di questi diciamo, stabilimenti antelitteram erano proprio i monaci buddisti.
Dopodiché si è passato alla presenza anche di pellegrini, diciamo, tra virgolette, malati. Si sa che il termalismo chiaramente è una caratteristica che dà benessere normalmente al corpo, e quindi diciamo c'è stato questo scalino che va dalla sacralità dei templi buddisti fino ai diciamo, pellegrini che andavano a curarsi, fino poi in età Heian, quindi intorno al 1000 d.C., anche le classi più agiate sono arrivate a diciamo, a usufruire di questi getti, che inizialmente appunto Mushiburo letteralmente significa proprio vasca per il getto di aria calda, e sostanzialmente se noi vediamo questo è molto interessante questa fotografia, perché fa vedere come con tutta probabilità erano le prime terme, cioè erano delle casse proprio di legno, sempre il legno Hinoki, dove le singole persone si chiudevano e usufruivano di questi vapori in tutto il corpo, che avevano chiaramente degli effetti benefici sulle patologie di cui appunto soffrivano. Ma il primo esempio di termine in ambito sacrale che è rimasto è questa struttura particolare che si può ancora vedere nel Todaiji di Nara, quindi siamo, ripeto, in epoca proprio si chiama Nara perché la capitale era Nara, l'odierna Nara, che sostanzialmente non è lontana da Kyoto, quindi siamo nel Kansai, siamo nel Giappone centrale. C'era questa stanza che si chiama Oyuya, appunto letteralmente grande stanza dell'acqua calda, che era appunto, c'è ancora, una vasca di metallo che serviva soprattutto alle personalità appunto buddiste che andavano a trovare i vari monaci in questo che è stato uno dei più grandi ed è anche attualmente uno dei più grandi templi buddisti del Giappone. Chi è stato in Giappone probabilmente c'è stato il famoso Todaiji, questo grande Buddha che è uno dei tre grandi Buddha del Giappone. Ma questo è molto interessante, no? Molto spesso anche in televisione, no? Si vede spesso questa immagine si chiama Nihonzai, letteralmente scimmia del Giappone, che non è altro che si chiama proprio macaco. Il macaco giapponese, uno degli animali più intelligenti, ha nel corso degli anni scoperto la bellezza delle terme. E c'è la classica foto, insomma, della neve che cade, e loro, questi macachi, diciamo, in maniera molto, molto tranquilla, molto proprio godendosi la vita. Questa qui è molto interessante, in quanto questi animali, faccio un piccolo excursus, ma forse è interessante, scimmie proprio nate e vissute in Giappone, che sono sostanzialmente dalla prefettura di Akita, quindi l'ultima parte dell'Honshu prima dell'Hokkaido, fino al Kyushu, che è l'ultima parte del Giappone. Quindi sono diffuse in tutte le zone montuose e montagnose del Giappone centrale. Ma è un tipo particolare di animale, che mi piace insomma spendere 5 minuti su questo, perché sono tra i primati più intelligenti. Addirittura uno studio che è stato fatto è riuscito a svelare che sono sostanzialmente tra i pochissimi appunto primati che prima di mangiare il cibo lo lavano chiaramente non nell'acqua termale, perché sanno benissimo che l'acqua termale diciamo avrebbe quasi questa funzione di cuocere il cibo, ma sostanzialmente loro cosa fanno? Hanno capito la differenza tra l'acqua di mare e l'acqua invece dei fiumi, che loro usano generalmente per lavare l'acqua dei fiumi, il cibo, e addirittura per marinare usano l'acqua di mare, perché diciamo il cibo che loro usano sostanzialmente appunto vegetali, hanno capito che immergendo il cibo nell'acqua di mare sostanzialmente assume più gusto, perché chiaramente l'acqua di mare, essendo salata, fa anche proprio da, tra virgolette, salamoia. Un altro studio ha scoperto che addirittura queste scimmie
hanno una specie di dialetto, in quanto hanno dei, diciamo, dei metodi espressivi che variano a seconda delle aree del Giappone. Quindi le scimmie che vivono, questa è la zona più famosa, la prefettura di Nagano, dove ci sono appunto queste famose scimmie che fanno il bagno nelle terme, insomma, hanno scoperto dopo anni di studi che hanno delle variazioni dialettali, cioè hanno come un dialetto, il metodo di esprimersi cambia, è univoco a seconda dei luoghi dove vivono. Quindi le scimmie, tra virgolette, che vivono a Nagano hanno dei modi di espressione che sono diversi da quelle che vivono magari in Kyushu, che però hanno tra di loro una forma espressiva molto simile, ossia hanno sviluppato il dialetto. Queste sono appunto delle scimmie che vivono in questo parco naturale, che è appunto Jigokudani, che letteralmente significa Jigoku, significa inferno, Tani significa valle, infatti valle dell'inferno, in quanto c'è questa presenza forte di acqua termale. Questa è un'altra immagine, vedete la gestualità ma anche l'espressione che è veramente umana di queste scimmie, che però sono ben poco simpatiche, perché sono molto pericolose, perché sono violente, quindi non hanno un buon rapporto con l'uomo. Nelle terme giapponesi sono ammesse le scimmie, ma ahimè non sono ammesse le persone con i tatuaggi. Questa è una cosa molto famosa, ormai c'è capillarmente nel 60% delle terme, e voi entrando nelle terme, quelle più tradizionali, quelle più tradizionaliste del Giappone, vedrete questa appunto scritta giapponese, inglese, cinese e coreano, che vi dirà che non siete, diciamo, non è possibile entrare se avete dei tatuaggi. Questa è un'altra immagine che potete vedere. Il motivo qual è? Il motivo si vede, diciamo, meglio in questa immagine, in quanto questa è un'immagine esagerata, questo dragone tatuato, ma in verità classicamente era, diciamo, la necessità di tenere lontane le persone appartenenti alla mafia giapponese Yakuza, che era ed è una mafia che ha come tra le caratteristiche distintive proprio i tatuaggi. Il tatuaggio giapponese è un'arte, Irezzo mi si chiama, è un'arte bellissima, perché ha veramente dei artisti che sono dei pittori sostanzialmente, non sono dei veri e propri tatuatori, hanno una tecnica molto diversa da quella tutt'oggi usata, una tecnica molto tradizionale, basata proprio sui pennelli, sui colori e su dei disegni che non hanno niente da invidiare alle vere e proprie pitture, alle stampe giapponesi tradizionali. In verità è rimasta questa idea che appunto nelle terme tradizionali giapponesi non possono entrare le persone con i tatuaggi. Adesso si stanno sviluppando, con l'incremento del turismo in Giappone, si stanno sviluppando alcune terme che danno la possibilità di alcuni adesivi particolari che coprono il tatuaggio, quindi a meno che voi non siate chiaramente appartenenti alla Yakuza, perché in questo caso avete tutta la superficie del corpo sostanzialmente tatuata, quindi non è possibile. Allora, terme naturali e invece la necessità nelle città giapponesi di avere un angolo, diciamo, riservato al bagno comune. Questo del bagno è veramente un rito in Giappone. È un rito, non vi ho detto una cosa molto importante, che distingue profondamente le terme europee, almeno alcune terme europee, le terme giapponesi. Nelle terme giapponesi, come in tutto l'Estremo Oriente, non si usa nel modo più assoluto il costume da bagno, quindi si va assolutamente nudi. E adesso attualmente c'è una separazione molto netta tra donne e uomini, ma in verità la separazione tra donne e uomini è nata incredibilmente quando il Giappone si è aperto all'Occidente. Non c'era nel Giappone tradizionale nessuna differenza nello stesso momento, nello stesso luogo, a bagnarsi appunto tra uomini e donne. Una cosa molto particolare, forse, quanto la cultura giapponese non è una cultura molto schermata
molto pudica per certi aspetti, ma vedremo insomma che hanno avuto sempre questa tradizione di avere il bagno insieme, sostanzialmente. Ma nei sentò, questi bagni pubblici giapponesi tradizionali che ci sono ancora oggi, ma che ahimè sono un po', diciamo, in crisi economica, in quanto ormai il bagno, a parte che a casa ce l'hanno tutti, ma poi sostanzialmente purtroppo poi il tempo, un po' anche la presenza, insomma, di bagno proprio in casa, sta lentamente declinando. Bagno pubblico, che insomma, se ci siete stati, magari l'avrete visto, ha questa distinzione, come dicevo, tra uomini e donne. C'è una parte dove dove si arriva e si toglie le scarpe e ci sono sempre le bevande e poi si entra. Ovviamente blu per gli uomini, questo è il kanji, che il carattere cinese per l'uomo, questo per donna. Tutte e due hanno lo stesso carattere giapponese, che si pronuncia yu e che significa acqua calda, sostanzialmente. Quindi rosso per le donne, blu per gli uomini, ingressi separati. Cosa c'è in un sento tradizionale? Ci troverete sempre il monte Fuji. Questa è una cosa molto interessante, in quanto, soprattutto ultimamente, appunto, ripeto, è un ambito, quello del bagno pubblico, che non usa normalmente acqua termale, usa acqua riscaldata, perché sorge nelle zone, appunto, di città. Cosa hanno fatto i giapponesi per valorizzare più? Essendo poi una cultura molto ancorata alle proprie tradizioni, alla propria cultura, hanno un po' standardizzato questi bagni pubblici, e voi vedrete sempre l'immagine del Monte Fuji, perché ovviamente il Monte Fuji è, insomma, una delle proprio caratteristiche principali dell'anima giapponese, no? della cultura giapponese. E quindi gelosamente troverete appunto questa immagine del Monte Fuji, un po' come orgogliosamente dirà: questo è il Giappone tradizionale. Cosa c'è in sia nella zona delle donne sia nella zona degli uomini nel bagno pubblico giapponese? C'è una zona che è dedicata a lavarsi, ci si lava prima e ci si lava dopo di entrare nella vera e propria vasca. Mi raccomando, mai entrare con lo shampoo, che ci sono, adesso non ve lo portate, ma ci sono dei cartelli proprio quasi in stile militare, proprio di non portare shampoo oppure bagnoschiuma nella vasca generale, questa qui. Quindi ci si lava qui, ci si lava molto approfonditamente prima e dopo di essere entrati, e ci si fa il bagno tutti insieme, ovviamente uomini con uomini attualmente e donne con donne. È, come possiamo vedere, una vasca molto bassa ed ha una temperatura che varia dai 38, normalmente nei sento è un po' più bassa, la temperatura intorno ai 38 gradi, che poi è la temperatura ideale per le terme, perché è quella più, diciamo, che ha una caratteristica sul corpo più rilassante, e fino ai 42 gradi. Però normalmente queste vasche qui sono a 38 gradi. Ma non è stato, diciamo, sempre così, ripeto, la distinzione tra uomini e donne, e noi vediamo questa stampa molto interessante di Kiyonaga, che è uno degli ultimi artisti degli ukiyo-e, della stampa appunto tradizionale d'arte giapponese. Vediamo questa stampa che si chiama Onnayun, cioè sono letteralmente le donne del bagno pubblico, del bagno. Vediamo la vita che c'era nei bagni pubblici. Questo è già in epoca Edo, già un'epoca molto tarda, siamo intorno alla fine del 1700, quindi insomma il Giappone è già un po' più, si è un po' già più modernizzato. Ma possiamo vedere una cosa molto interessante. C'è un piccolo, uso la penna laser così c'è quel piccolo buco, voi vedete, dove si scorge una figura maschile che sostanzialmente ha una piccola finestrella, guarda tutta la scena. Ma attenzione, non è quello che noi possiamo pensare,
uno spione, probabilmente lo è anche. Ma in verità è una figura molto interessante che si chiama Sansuke. Letteralmente Sansuke cosa vuol dire? Vuol dire ancora troviamo una figura maschile, è ancora un'altra figura maschile. Cioè questo qui, siamo in epoca Edo, inizia un po' la differenziazione. Diciamo l'epoca Edo è l'ultima epoca d'oro della cultura giapponese chiusa. E assistiamo ad una, come posso dire, una c'è il capo militare, si chiama Shogun, e il capo militare cerca di dare un'impronta, tra virgolette, più morale al Giappone. E iniziano non gli obblighi, perché gli obblighi di differenziazione tra uomini e donne ci saranno solo e soltanto in epoca Meiji, quando il Giappone sarà aperto all'Occidente. Inizia a differenziare, o a meglio a cercare di inculcare nella cultura giapponese la differenziazione tra uomini e donne. Non ci riesce sostanzialmente, ma si avverte pian piano che appunto nell'epoca Edo, va dal 1603 fino al 1868, piano piano si avverte, diciamo, un inizio di differenziazione dei bagni pubblici e delle terme tra uomini e donne. Si fa un po' più bacchettone, un po' più moralista il chi governava il Giappone. Però noi vediamo in questa stanza di appunto Toyohara Kunichika, che si chiama letteralmente Hada Urabe Hanano Shogun, è molto interessante perché praticamente letteralmente significa il confronto tra la nudità femminile e gli iris, che sono chiaramente questi fiori bellissimi di primavera. Però per tornare al discorso che stavo affrontando, noi vediamo che nonostante la grande presenza femminile, vediamo anche la presenza dei bambini, perché nelle terme tradizionali giapponesi fino a 8 anni bambini maschi, bambini femmina possono seguire i relativi genitori. Le bambine, diciamo, femmine fino a 8 anni possono seguire i genitori uomini nella vasca per soli uomini, questo attualmente è anche possibile. E viceversa anche i bambini fino a 8 anni possono, diciamo, seguire la madre nella vasca dove ci sono soltanto donne. Ma comunque, tornando all'epoca Edo, noi vediamo che ci sono queste figure maschili. E questo, in particolare questa figura maschile qui, che sta sfregando la schiena di questa donna. Cos'è questa figura che io vi ho accennato prima? Si chiama Sansuke. Sansuke letteralmente significa tre aiuti, in quanto questa figura appunto maschile che era presente nei bagni pubblici, nelle terme giapponesi, aveva tre funzioni: la funzione di sfregare, diciamo, la schiena, no? Il posto più difficile per lavarsi, in effetti, sia alle donne sia agli uomini, e l'altra funzione si dice che fosse chiaramente quella di prostituto. È interessante questa cosa perché il Sansuke nasce quando? Quando in epoca Edo, no, ricordiamo che prima vi ho detto in epoca Edo iniziano i bacchettoni, iniziano a, diciamo, a consigliare, ecco, perché non c'era l'obbligo, a separare, no, gli uomini dalle donne nei bagni pubblici. Poi in verità era molto, la cosa era molto labile, perché fino in pratica all'epoca Meiji, ripeto, quando il Giappone si è aperto all'Occidente, erano pochissimi i bagni pubblici che avevano questa distinzione netta. Il Sansuke quindi nasce in epoca Edo, quando il governo centrale militare dello Shogun, che era a Tokyo, per bacchettone vieta una presenza invece di donne che facevano questo mestiere, facevano il mestiere di, diciamo, massaggiare, ma soprattutto sfregare la schiena delle persone che erano nelle terme o nei bagni pubblici, che si chiamavano yuna, letteralmente donna
del bagno pubblico, donna dell'acqua calda. Chiaramente era una figura molto ibrida, l'abbiamo visto anche nella volta scorsa con le attendenti delle locande lungo le strade giapponesi, avevano anche la funzione di vera e propria prostituzione, appunto era una funzione di prostitute. E allora il governo centrale diceva basta, bisogna finirla con questi scandali, e allora vietò la presenza di queste donne nelle terme per appunto fare questa operazione. Fecero gli uomini, ma poi l'effetto fu praticamente lo stesso. Nagashi significa proprio l'atto di sprecare. Questo signore che vi ho portato questa sera è l'unico che si sappia ancora in vita Sansuke che esista diciamo, sulla faccia del Giappone. Si chiama Tachibana-san ed è un, se lo volete appunto, se volete provare come frega la schiena, lo potete andare a trovare in questa zona di Tokyo, in questo bagno pubblico che si chiama Saito. Letteralmente Saito è il cognome di un, diciamo. Ed è molto carino perché c'è questa intervista che è stata fatta l'anno scorso in un giornale giapponese a questo signore che, ripeto, è l'unico che si sappia Sansuke è ancora rimasto. Che l'articolo non credo che faccia anche il prostituto, sinceramente. Ma andare alle terme comporta chiaramente tempo, perché bisogna spogliarsi, bisogna appunto passare del tempo. Nel corso degli anni, i giapponesi che sono sempre più occupati, sempre più pieni di impegni durante il giorno, hanno, diciamo, scoperto questa mezza misura che si chiama Ashiyu, letteralmente le terme per i piedi. E sono molto interessanti perché in effetti fanno molto bene, è acqua termale al 100%, normalmente sorgono sempre in posti molto naturali, ci sono addirittura anche negli aeroporti, nell'aeroporto di Nagoya c'è proprio di acqua termale, c'è una stazione proprio di Ashiyu, ed è molto carino perché anche le persone indaffarate che hanno fretta cosa fanno? Senza spogliarsi del tutto e senza andare, insomma, in posti chiusi, si tolgono le scarpe e per 10 minuti, per 30 minuti fanno questo piediluvio, questo piediluvio che è veramente molto rilassante, soprattutto perché alcuni sorgono in zone davanti a panorami molto belli, insomma ce n'è uno, mi ricordo, molti anni fa sono stato in un Ashiyu che era in una zona di Tokyo molto particolare, si chiama Umihotaru, che è una isola artificiale in mezzo alla baia di Tokyo, quindi mi ricordo mentre facevo questo Ashiyu davanti c'era la baia di Tokyo con queste navi, insomma era molto bello e in effetti poi il costo era anche abbastanza insomma economico. Del resto, come ho detto, sento significa letteralmente praticamente acqua calda con sen, 300, praticamente con 1000, anzi, con 1000 yen. Di 1000 yen potete fare un bagno, perché era appunto una forma molto, molto economica anche di bagno. Ma i giapponesi, insomma, hanno non sono dei grandi amanti della doccia, anzi, tradizionalmente voi nella casa tradizionale giapponese non vedrete mai solo il piatto doccia, ma vedrete una vasca che si chiama ofuro, o meglio furo, o è la forma, diciamo, che sarebbe il primo carattere giapponese che vedete davanti ai due caratteri cinesi, è una formula diciamo di una formula onorifica, cioè un po' come i giapponesi hanno questa caratteristica, nella lingua giapponese ci sono molti onorifici anche per le cose, no? Soprattutto per le cose da mangiare. Per esempio il sushi, il giapponese non dice mai sushi, ma dice o sushi, che significa proprio come, non posso dire, non dico signor su, ma è un onorifico per sottolineare l'importanza di quella cosa. E molto spesso, soprattutto le cose che sono nelle case,
vengono definite con il nome, ma prima del nome c'è questa O, onorifica appunto, per esempio O, appunto, O sushi, O sashimi, perché proprio c'era la sacralità delle cose, soprattutto delle cose da mangiare, perché in Giappone, insomma, molti non sanno, fino a 100 anni fa era un paese molto povero, con una piena povertà. E quindi questo ofuro cos'è? È una vasca sostanzialmente da bagno, che però ha delle caratteristiche molto diverse da quelle della tradizionale vasca da bagno, o diciamo che si può vedere nelle case dell'Occidente, perché ha, è molto più profonda, ha questa forma, è una forma molto squadrata. Questo è un ofuro tradizionale che è un ryokan di Kyoto, quindi è molto tradizionale, è in legno di hinoki, che è il cipresso giapponese, e come possiamo vedere è una vasca molto profonda ma abbastanza stretta, in quanto la persona non deve stare distesa ma deve stare seduta in questa, che è acqua chiaramente calda. Questo invece è un ofuro moderno, sempre con questa forma, diciamo, compatta e molto profonda. I giapponesi, ripeto, è molto raro trovare un giapponese moderno che anche che faccia la doccia, perché normalmente i giapponesi fanno il bagno, e non lo fanno la mattina ovviamente quando sono ingaffarati per andare al lavoro, ma lo fanno la sera. Normalmente, in generale, gli asiatici fanno la doccia, o comunque nel caso dei giapponesi fanno il bagno la sera e non la mattina. Ma parlando di cultura di acqua, non si può non parlare di cultura di toilette, che molto spesso in Occidente è un argomento tabù, perché chiaramente la toilette, insomma, un luogo di imbarazzo, un luogo di timidezza. In effetti lo è, per certi aspetti, anche in Giappone. Però i giapponesi hanno un rapporto con la toilette che è molto molto più profondo rispetto a quello degli occidentali. Faccio un piccolo excursus. Nella cultura giapponese c'è proprio la distinzione netta tra quello che è impuro e quello che è puro, quello che è pulito da quello che è sporco. Questa è una grande, come posso dire, paura, un grande assillo della cultura giapponese, che l'ha sempre avuto questo assillo. Vi faccio riflettere su una cosa: in Giappone c'è un aggettivo per indicare bello che si dice, appunto, che si scrive e si dice kire. Kire significa appunto un aggettivo che significa bello, ma lo stesso carattere cinese, la stessa parola, significa anche pulito. Pulito e bello in Giappone hanno sostanzialmente lo stesso significato. Questa è una tradizione, è una idea che deriva profondamente dallo shintoismo giapponese, dalla religione nazionale del Giappone, che individua in tutto, diciamo, dallo shintoismo ma anche molto dalla cultura tradizionale cinese, perché senza Cina non ci sarebbe stata nessuna cultura dell'Estremo Oriente, è la grande madre di tutte le culture dell'Estremo Oriente. Quindi c'è questa distinzione tra pulito, puro e sporco, impuro. Chi magari è stato in albergo in Giappone, o anche magari fortunatamente in case proprio di giapponesi, avrà notato questa cosa. Nell'ingresso delle toilette c'è sempre, anche in quelle pubbliche, c'è sempre un paio di pantofole a uso comune di tutti, anche nei ristoranti c'è. Nei ristoranti tradizionali ci si toglie le scarpe, quindi quando si va in bagno si scalzi, e mai andare scalzi in bagno, perché ci vogliono queste toire shippa, come dicono loro, che sarebbe praticamente slippers, poi in inglese loro rielaborano alla giapponese tutto. Perché questa cosa qui? Perché anche nell'idea appunto della casa tradizionale, se una persona entra nel bagno con le stesse, in questo caso scalzi, se è nella casa tradizionale giapponese,
sarebbe un grande gesto di impurità nei confronti del resto della casa, perché la toilette è ancora nell'idea, diciamo, culturale del Giappone un posto impuro, un posto di sporcizia. Ed è interessante vedere come i giapponesi chiamano la toilette, perché c'è il metodo, diciamo, internazionale, che è toire, che ovviamente richiama toilet, molti caratteri, questi sono caratteri che si chiamano katakana, sono i caratteri che usano i giapponesi per traslitterare le parole straniere, ovviamente non è nient'altro che la traslitterazione di toilette. Però la parola tradizionale giapponese per indicare bagno non è toire, ma è otearai. Otearai, vediamo quella O che vi ho detto prima anche per l'offro, no? Sempre questo rispetto nei confronti addirittura della toilette, che letteralmente significa praticamente otearai il posto dove ci si lava le mani, questo ovviamente in maniera molto appunto per affievolire il significato vero della toilette. Questa è la toilette tradizionale giapponese, questo ovviamente non la vedrete più perché è un esempio di epoca Meiji, quindi circa 120 anni fa, ma quello che magari che è stato in Asia, soprattutto non è soltanto in Giappone, ma che è stato dalla Turchia, si può dire, fino all'estremo oriente, il famoso bagno alla turca, no? Bagno alla turca si dice proprio perché è un'idea di oriente. Il bagno tradizionale asiatico è sostanzialmente per terra, quello che a noi appunto chiamiamo la famosa turca, e che per noi è l'idea massima di sporcizia. Per la verità, appunto, tradizionalmente in Asia si usava soltanto quel tipo di toilette, che si chiama in lingua giapponese washiki, che letteralmente questo wa significa nostro, quindi qua, quando appunto anche per esempio la stanza tradizionale delle case giapponesi si chiama washitsu, che letteralmente significa la stanza alla nostra maniera, la stanza al nostro stile. E in effetti washiki significa toilette stile giapponese, ossia questa qui, i termini moderni. Ripeto, chi è stato in Asia assolutamente si sarà scontrato con la presenza di queste toilette. In Cina sono praticamente ancora quasi tutte così, tranne in alcune zone dove gli occidentali vanno. In Giappone, essendo un paese, insomma, che normalmente in alcuni ambiti, come aeroporti, ristoranti più importanti, è molto toccato dagli occidentali, cosa succede? Succede che vedrete due tipi di toilette, sono indicati anche in inglese toilette Japanese style, toilette Western style. Vedrete la toilette tradizionale giapponese, che è questa, asiatica, e poi invece a fianco c'è il stile nostro. Ma insomma, il protagonista assoluto dei bagni giapponesi, che è stato in Giappone, se ne è innamorato. Io leggevo un articolo molto carino, no? E nel 2005 la cantante Madonna andò in Giappone a fare un tour, poi dopo fu intervistata dai media degli Stati Uniti, cioè cosa le manca più del Giappone? Mi manca il washlet, cioè questo washletto, come lo chiamano i giapponesi, che non è altro che un WC ipertecnologico. Ripeto, chi è stato in Giappone normalmente l'ha visto, perché è impossibile non vederlo, io personalmente sono innamorato del washlet. Ha molte caratteristiche. La caratteristica principale qual è? Ha questa famosa tavoletta che è riscaldata, ma non è riscaldata semplicemente, è riscaldata con una temperatura ideale che è 38 gradi, chi l'ha provato lo sa, che dà un estremo sollievo. Questo in verità succedeva, però c'è un motivo culturale. Anticamente, tradizionalmente, la toilette in Giappone era all'esterno della casa. All'esterno della casa era il punto ovviamente più freddo, quindi, ahimè, quando i giapponesi nella prima metà del Novecento andavano in bagno, perché molti avevano ancora il bagno fuori, è vero che la maggior parte aveva il bagno tradizionale giapponese e non aveva tavoletta, però chi aveva la famosa tavoletta, Dio, questo freddo mattutino che... I giapponesi amano le comunità, è un popolo che ama il
maniera proprio viscerale la comodità del vivere, e quindi hanno non è nato in Giappone, Washington addirittura è un brevetto degli Stati Uniti, che poi però negli Stati Uniti non ha fatto mai presa, e quindi in Giappone invece ha trovato terreno fertile. Negli anni 60 è stato un crescendo, tra le altre cose cosa c'è? C'è questo famoso bidet incluso, famosissimo. Allora, qui c'è un aneddoto molto carino. Allora, questo famoso bidet, no, che ripeto, chi è stato in Giappone l'ha vissuto, cosa fa? Cioè, alla fine, in effetti, io la prima volta sono stato in Giappone, devo essere sincero, è un po' preparato, perché avevo, diciamo, letto del Watch, quindi mi sono saputo orientare. Però vi confesso che una volta andai in un ryokan tradizionale di Osaka, proprio uno dei più tradizionali, dove gli occidentali non si vedevano proprio. Io devo dire che ho impiegato mezz'ora per trovare lo sciacquone, perché non si trova, è una cosa incredibile, perché non c'era il washlet, non c'era il washlet. Però nel washlet, diciamo, moderno, c'è questo famoso tubo che esce, alla fine uno fa quello che deve fare, e poi dice, ah, adesso faccio una bella lavata, così. E cosa fa? Si chiede qual è questo burrone famoso del fascio. Allora, è carino questo aneddoto. Adesso il washlet è stato ideato anche per gli occidentali, ma all'inizio, quando è uscito negli anni 70-80 e si è piano piano si è diffuso, prima negli alberghi, poi nelle case, diciamo, più facoltose, adesso è molto diffuso anche nelle case, insomma, di gente comune, cosa succedeva? Gli occidentali, insomma, stavano lì a armeggiare per trovare cosa facevano, sicuramente presi dalla grande curiosità di vedere questo oggetto del desiderio, premevano tutti i bottoni. E cosa succedeva? Succedeva che mentre loro stavano lì sulla tazza, no, per premere i bottoni, usciva fuori questo oggetto e gli andava sulla faccia. Allora i giapponesi cosa hanno pensato? Hanno pensato di associare la pressione della tavoletta all'accensione di questo bottone. Adesso non vi preoccupate, anche se andrete in Giappone non avrete più di questo problema. Cosa che invece c'era qui, perché hanno fatto questa foto, una foto vecchia, dove c'era ancora il vecchio modello, che poi vediamo appunto com'è, no? Allora, questo è lo stop, e quindi sappiamo bene cos'è. Poi c'è, allora, letteralmente significa Oshiri, che significa sedere. Quindi sedere è ovviamente l'idea di bidet, diciamo così. E questo qui in effetti è il bidet. Però giapponesi, ripeto, è un po' a cui piacciono le comodità. Allora vediamo che invece qui c'è lo stesso segno però per la donna. Bidet sopra c'è scritto. E in effetti ci sono due pulsanti, uno per gli uomini e uno per la donna. E la donna ha bisogno di un getto più moderato, più lieve. Otohime, questo, insomma, è veramente una cosa che addirittura anche gli stessi asiatici, quando vanno in Giappone, rimane impresso addirittura a cinesi, a coreani, a taiwanesi, questa cosa, perché c'è soltanto in Giappone, non esiste altro. Allora, ripeto, il Giappone ha questi forti contrasti, no? Abbiamo visto prima questo bagno che era, diciamo, misto, quindi con la possibilità di vedere reciprocamente la nudità maschile e femminile, anche se erano, la verità, non erano proprio nudi al 100%, avevano questi asciugamani di cotone che appunto evitavano 100% la vista. Ma questa cos'è? Questa è letteralmente, si chiama Otohime, che significa letteralmente principessa del suono. È un sistema comodo per evitare che si sentano rumori molesti. E in effetti in alcune, diciamo, toilette più diffuse c'è
si accende, si sente una musica bellissima, che molto spesso è la musica addirittura di acqua corrente, no? Tutto molto naturale, molto soft. E così, insomma, noi ci ridiamo, no? Però, guardate, per i giapponesi sono cose molto serie, molto serie. Questo è uno degli ultimi modelli, bellissimo, addirittura con la luce, versione notturna del Washlet della Dolce. Sapevo chiaramente di trovare un po' di risate, ma vi assicuro che, e questo a me fa piacere, questa differenza di sentire tra Occidente e Oriente, vi assicuro che per i giapponesi è una cosa assolutamente serissima. Non si discute sul Washlet. E questo è uno degli ultimi modelli ipertecnologico. Pensate che ci sono dei modelli che addirittura permettono l'analisi delle feci quando appunto una persona va in bagno. Cioè, noi ci vediamo, però non è proprio così scontato, insomma. Il più grande produttore di toilette giapponese, ma anche dell'Asia, che lo trovate ovunque si vada in Asia, c'è cioè questa marca, che è la marca è il più grande produttore di toilette di tutto il mondo, è la Toto, no? Che appunto letteralmente è un'abbreviazione di Toyo Toki, letteralmente, che significa ceramiche orientali, e quindi è il più grande, diciamo, brand. E guarda caso, uno dei pochi paesi dove non è neanche diffuso, non c'è neanche negozio con una marca, non ce n'è, proprio l'Italia. Prima vi ho fatto vedere un'immagine della toilette, diciamo, con le pantofoline, no, che si usano per distinguere la toilette come posto dell'impurità dal resto della casa, che è il posto, diciamo, della pulizia e della pulizia. In verità, veramente per i giapponesi c'è un particolare kami, che significa divinità. Nello shintoismo tradizionale giapponese ogni oggetto ha una sua divinità protettrice, perché secondo la concezione shintoista ogni oggetto, sia quelli naturali sia quelli creati dall'uomo, hanno in se stesso un significato sacrale. E c'è anche il kami della toilette. Ora voi dovete sapere che il 31 di dicembre in Giappone fanno una trasmissione televisiva, che adesso non ricordo come si chiama, ma è famosissima, una specie di Sanremo che va avanti per tutta la notte del Capodanno. E nel 2010 c'era una cantante giapponese che ha fatto una canzone che ha vinto il primo premio, che si chiamava Toire no Kami-sama, ossia la divinità, il dio della toilette, no? Per dire, cioè, quanto nella idea tradizionale giapponese in verità queste cose siano molto sentite. E ovviamente l'acqua è associata molto spesso alla, diciamo, alla idea di ultraterreno. E nella seconda metà del Novecento si è sviluppata questa leggenda. Questo è un richiamo anche al prossimo appuntamento del 28 di ottobre sui fantasmi giapponesi, che si chiama Toire no Hanako-san. Letteralmente la signora Hanako, rispetto anche per i fantasmi, la signora Hanako della toilette. E questa è una storia molto famosa in Giappone ed è soprattutto diffusa, con alcune varianti, dal profondo sud del Giappone fino al profondo. In sostanza c'è questa leggenda che se si va nei bagni, soprattutto quelli delle scuole, si entra in questi bagni durante le ore di lezione, insomma, si bussa alla porta di un bagno chiuso, prima volta non risponde nessuno, la seconda volta bussa e non risponde nessuno, la terza volta, chiedendo se c'è Hanako, in verità si viene, diciamo,
diciamo, si sente la risposta. È una leggenda che nasce in ambito scolastico, poi in verità ci sono insomma delle storie che dicono che è nata dopo un suicidio di una bambina nel corso di alcune lezioni, insomma, che c'era nella scuola. Ed è una storia così famosa che c'è un episodio del famoso Doraemon che proprio si chiama Il fantasma del bagno. Lo potete trovare su YouTube, non ve l'ho trovato perché dura 10 minuti dopo, insomma. Ma se volete, se siete curiosi, lo potete trovare. È interessante perché chiaramente con lo stile molto giapponese proprio dell'anime di Doraemon si può vedere proprio questa leggenda. Questo per dire che appunto c'è questa sacralità e c'è anche questa funzione proprio religiosa della quale. Ritorniamo invece su argomenti un po' più, diciamo, proprio di religiosità, perché chi è stato in Giappone l'avrà visto, all'ingresso dei templi shintoisti e anche buddisti giapponesi c'è sempre una zona dedicata al lavaggio delle mani e della bocca. Questa zona, questa vasca, si chiama appunto Chotsubaki. Io ho portato questo qui che è un esempio del Meiji Jingu, che è il tempio Meiji a Tokyo, uno dei tempi più famosi, in cui appunto ci si lava prima di entrare nel tempio, ripeto, impurità e appunto purezza, tutto ciò che è impuro per i giapponesi viene definito kegare, che significa proprio impurità, e questa è una scritta che trovate molto spesso vicino al Chotsubaki, ossia è la pratica del temizu, letteralmente te significa appunto mani, mizu significa acqua, quindi acqua delle mani, lavarsi le mani, in cui viene spiegato come fare, perché c'è una tecnica molto, molto bella, molto simbolica, in cui non bisogna soltanto appunto lavare, come voi vedete, si lava prima la bocca e poi ci si lava le mani, poi si ripone appunto questa specie di mestolino di bambù. Torna appunto la funzione dell'acqua sacrale. E nello stesso tempio appunto Meiji a Tokyo c'è questo posto, che è un posto molto speciale, è un pozzo. Si dice che l'acqua più pura delle acque pure del Giappone sgorghi da questo pozzo. Siamo appunto nel parco, si chiama Yoyogi Park, dove c'è il tempio Meiji, e c'è questo pozzo che si chiama Pozzo di Kiyomasa, che è un posto non molto famoso per la verità, quindi bello da andare perché non ci troverete mai tantissimi turisti, ma c'è questo pozzo che ha questa caratteristica, purtroppo qui non si vede bene in foto, ma ha un'acqua che è così trasparente che non si vede neanche che c'è l'acqua, cioè assolutamente 100% trasparente. E chiudiamo la serata di questa sera con delle curiosità, no? Forse molti di voi non sanno che le più antiche ditte, le più antiche compagnie industriali sono quelle giapponesi. Ci sono addirittura delle società che hanno più di 1200 anni. Addirittura ce n'è una, si chiama Kongo Gumi, che è una società di costruzioni che è attualmente ancora in opera ed è stata costituita nel 505 d.C., cioè una cosa incredibile, 1500 anni di storia proprio industriale, dall'artigianato all'industria. La seconda, parlando non di Giappone, del mondo, seconda azienda più vecchia del mondo, più antica del mondo, è una, appunto, un ryokan, ossia un hotel tradizionale giapponese dove spesso trovate anche le terme, che si chiama appunto Nishiyama Onsen di Keibukan, ed è un posto appunto di Yamanashi nel centro del Giappone, che è stato addirittura fondato nel 705 d.C. in epoca Nara. Quindi pensate, leggevo che erano addirittura alla cinquantesima progenie dal fondatore. Sempre la stessa famiglia. Questo è un altro ryokan, sempre con le terme,
che si trova a Ishikawa, sempre nel centro del Giappone, ha addirittura come fondazione, anno di fondazione, il 718. Terza azienda più vecchia. Non è un caso che le tre aziende più antiche del mondo sono tutte giapponesi, perché hanno proprio questa idea fondamentale di tradizione da padre in figlio che portano avanti, insomma, per secoli e secoli. Questa è un'altra onsen molto vecchia, sempre epoca Nara, 700, dove addirittura in questo onsen c'è anche una stanza che è una stanza che aprono soltanto quando l'imperatore e l'imperatrice vanno in queste terme, che sono molto famose. Siamo nell'isola di Shikoku, una delle quattro isole principali del Giappone, e si chiama Terme Dogo. Ma forse se c'è qualcuno qui che è un po' appassionato di cartoni animati, avrà visto che, forse, avrà notato che c'è una somiglianza molto grande con questo. La città incantata, uno dei film più belli, secondo me il più bello, di appunto Miyazaki, film del 2001, che in giapponese appunto ha tutto un altro nome rispetto alla città incantata. In Italia c'è sempre questo gusto, secondo me orribile, di cambiare proprio di traduzioni che non c'entrano niente. Città incantata non c'entra niente, perché in verità in giapponese si chiama Sentōjirō no Kamikakushi, che letteralmente significa, Kamikakushi sarebbe il kami, appunto è la divinità shintoista, il ratto da parte della divinità. C'era questa idea che la divinità ti può portare via dalla tua dimensione, ti può portare nella sua dimensione. Quindi il Kamikakushi di Sento Chihiro. Chihiro è la protagonista appunto di questo film, La città incantata. Se voi vedete il palazzo, no? Se vi ricordate la storia, no? Lei, Chihiro, i genitori scompaiono, lei va appunto in questo palazzo, no? Poi una grande azienda termale dove vanno gli dei, appunto gli dei, i cani stranissimi, no? Ci sono tutti questi cani molto strani che vanno a curarsi, vanno a fare la villeggiatura nelle terme. Quindi anche nel cartone animato e nel film d'animazione è una città termale. E proprio Miyazaki ha preso l'ispirazione da queste terme qui, che adesso vi ho portato questa fotografia che è al crepuscolo, ma se la vediamo di notte è molto simile, come con tutte le finestre accese, molto simile a questo. Io con questo vi saluto, vi lascio al prossimo, diciamo, spero appunto che accorrerete in tanti come questa sera, il 28 ottobre, quindi non tra due settimane, ma tra tre settimane, ci sarà, diciamo, questa serata che invece sarà dedicata a un'idea, quella appunto di dei fantasmi della cultura giapponese, con degli esempi dalla letteratura, dall'arte, dal cinema, e una serata forse che cambierà, spero, mi auguro, l'idea che si può avere sul Giappone, perché il Giappone normalmente, no, abbiamo l'idea della bandiera, no? La bandiera giapponese, Hinomaru, non è altro che il disco del sole. Poi pensiamo, no, all'idea scolastica del Giappone, il Giappone si vede questa meditazione buddista. In verità il Giappone è un paese di ombre, un paese di forti, proprio di forti sensazioni interne. Non è un paese per luce, diciamo, per la luce, è un paese di ombre. E infatti vedremo che ci sarà proprio, inizieremo la serata del 28 ottobre con una citazione tratta da un libro di appunto Tanizaki, grandissimo scrittore giapponese dello scorso secolo, che proprio definisce la cultura giapponese come la cultura delle ombre e non quella della luce, come invece potrebbe apparire. Chiaramente l'idea del sole, l'idea del sollevante, la presa del sollevante. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo il 28 ottobre.